a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video in piedi perché sono qui per darvi 5 consigli per far sembrare il vostro outfit di lusso, quindi cercare di abbinare quelli che sono i capi più economici, però in maniera furba, intelligente, seguendo determinati consigli per farlo sembrare di lusso. Io non vedo l'ora di iniziare con il video. Prima però, come sempre, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun video e seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Giulia Mineo con doppia G all'inizio. Iniziamo subito dal primo consiglio, che riguarda i tessuti. Fate attenzione alla tipologia di tessuto che scegliete. Qui è molto importante evitare tutti quelli che sono i tessuti sintetici, o meglio, per quanto si possa limitarli. Il mio consiglio è quello di prediligere il velluto, il tweed, il lino, che anche nelle versioni più economiche risultano comunque all'occhio esterno dei capi abbastanza lussuosi. Quindi questi qui sono i 3 tessuti principali. Se invece volete che il vostro outfit sia un po' più di qualità, quindi che assuma quell'appeal diverso, il mio consiglio è quello di puntare su dei tessuti un po' più costosi, e per l'autunno e l'inverno sicuramente il protagonista che mi viene in mente è il cashmere. Ma attenzione, perché il cashmere so che può raggiungere anche delle cifre molto molto alte, però oggi sono qui per consigliarvi anche un brand con il quale ho deciso di collaborare, ovvero Lily Silk, che mi ha inviato 2 maglioni, ovvero quello che sto indossando attualmente e questo che ho qui appeso. Dunque, questo brand io lo conoscevo già e ora, provandolo e indossandolo, mi sono innamorata del suo cashmere. È sicuramente un cashmere un po' più leggero, che però tiene caldo. Dunque, io ho scelto questo modello girocollo. L'ho scelto base blu perché lo abbino più facilmente con i jeans, e poi ho scelto anche questo, che invece è un maglione sempre in cashmere, 100% cashmere, così a trecce con il collo alto. E la lunghezza è giusta. Diciamo che questi 2 maglioni qui sono anche un'idea regalo per Natale, perché come vi dicevo prima, questo brand propone cashmere a delle fasce di prezzo contenute, quindi diciamo che un maglione così più o meno siamo sui 100-200, a seconda poi del modello che scegliete. E il maglione inoltre vi arriverà in questa scatola così molto rifinita, con anche un fiocchetto nero che ora io non ho, quindi è perfetta per il periodo natalizio. Comunque qui sotto nell'info box vi lascio il link di Lily Silk. Sul sito ci sono tanti altri modelli, infatti io per scegliere ci ho messo un po' perché mi piaceva un po' tutto. Quindi, per concludere il discorso dei tessuti, la cosa fondamentale sarà limitare il più possibile i tessuti sintetici, tra cui poliestere, quei tessuti lucidi, plastificati, per esempio l'effetto vinilico è da escludere sicuramente, perché donerà al vostro look un aspetto più cheap. Il secondo consiglio è puntare su capi basic per 2 motivi principali. Il primo sicuramente è perché i capi basici si possono abbinare su qualsiasi cosa e quindi ci permettono anche di ricreare look differenti, abbinamenti differenti, e in questo modo, ricreando un abbinamento basico, ricreiamo anche quell'eleganza che hanno i capi lussuosi. Mentre il secondo motivo è che se il capo è economico ma è basico, il suo taglio, la sua struttura e il suo modello avrà maggiore importanza all'interno dell'outfit. Prendiamo ad esempio il cappotto dal taglio sartoriale di H&M. È sicuramente una fascia medio-bassa, quindi un cappotto economico rispetto ad altri marchi, che però se indossato in maniera adeguata, quindi abbinato con i giusti capi, può fare sicuramente sembrare il vostro outfit di lusso.
Un altro consiglio è prediligere colori neutri, ma questo perché esattamente? Beh, perché più sarà sgargiante e vivace il capo che indosserete, più sarà visibile il tessuto con il quale è fabbricato. Quindi, se indossate dei capi che sono economici, sarà sicuramente più evidente il tessuto e la qualità, o meglio, la non qualità, e quindi otterrete un risultato sicuramente più cheap. E un altro aspetto dei colori neutri è che renderanno l'insieme più elegante e raffinato, quindi il mio consiglio è quello di puntare su una palette magari di beige, di avorio, di bianco. I colori chiari neutri sono sicuramente più eleganti e raffinati e daranno un tocco lussuoso al vostro outfit. Prestate attenzione agli accessori, che dovranno essere presenti ma non eccessivi, quindi ad esempio i gioielli sì, è bene che li includiate all'interno del vostro outfit anche perché sono fondamentali e creano quei dettagli impeccabili che per quanto riguarda un outfit di lusso sono sempre presenti ma mai eccessivi. Quindi se indossate un bell'orecchino evitate di mettere una collana troppo importante, stessa cosa per i bracciali, non fate un braccio pieno di bracciali perché oltre a essere antiestetico è anche molto scomodo, quindi in questo caso il troppo stroppia. E per quanto riguarda gli altri accessori invece il mio consiglio è per esempio di abbellire un pantalone con una cintura, rifinire un cappotto con una sciarpa e aggiungere quel tocco in più con un cerchietto ai capelli. In questo modo sarete a prova di Blair Waldorf. Infine, l'ultimo consiglio per far sembrare il vostro outfit di lusso è mantenere i vostri capi. E questo che cosa significa? Per esempio, evitate di uscire con i vestiti non stirati e tutti stropicciati. Questo qui farà sembrare subito il vostro outfit più cheap. Avrete proprio un aspetto più economico fin da subito, anche se magari state indossando chissà quale abito. Quindi stirate bene i vostri vestiti, qualunque essi siano, a partire dai vestiti, camicie, bluse e quant'altro. E un'altra cosa importante che vi consiglio è quella di togliere quelli che sono i pippiolini, quindi comprate una di quelle macchinette che tolgono i peli. Io vi consiglio questa, che mi pare sia della Philips, io ho questa e mi ci trovo molto bene. È questa macchinetta che toglie tutti i pippiolini, quindi in questo modo andrete a rendere uniforme i vostri maglioni, cappotti. Anche l'interno dei cappotti è importante, perché per esempio se andate al ristorante o in qualche luogo dove dovete togliere il cappotto, beh, se l'interno è senza pippiolini l'effetto sarà sicuramente migliore rispetto a un cappotto tutto impippiolato. Ecco, i pippiolini danno subito quell'effetto terribile. E quindi mantenete bene i vostri capi e in questo modo sembrerete più lussuose. Il video è giunto al termine, questi qui erano i miei 5 consigli per far sembrare il vostro outfit di lusso. Io spero che vi sia piaciuto il video e che possa esservi utile. Se fosse così lasciatemi un piccolo like, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!